È finito con un 2-2 che accontenta chiaramente la squadra rossoblu anche per come si è sviluppata la partita. Una partita nata ancora una volta, come è capitato a Torino, con un gol subito in avvio di gara. Da questo punto di vista bisogna capire se è un incidente, se è una coincidenza oppure se c'è qualcosa che va rivisto nell'approccio con il match da parte della squadra cagliaritana. Il gol è arrivato immediatamente da parte di Petagna sullo spunto di Lazzari, che ha subito chiarito, insomma, che il duello con Padovini sarebbe stato uno di quelli determinanti nel corso della partita. Anche la deviazione di Serna, che ha contribuito al gol di Petagna, perché probabilmente Cranio poteva riuscire a rimediare, ma comunque sia gol che ha condizionato sul piano tattico quello che è stato il match che è stato disputato al Paolo Mazza. Perché? Perché il Cagliari si è trovato a dover inseguire il risultato, quindi a dover attaccare, non viceversa, e non la spalla a dover fare gioco. Un Cagliari che ha tentato di costruire azioni, che è riuscito a portarsi a più riprese dalle parti di Gomis, in modo pericoloso però più nel secondo tempo che nel primo, con il contropiede costante da parte della squadra di Semplici, che quando partiva Lazzari poteva creare dei problemi. Ed è capitato proprio così: di fronte a un Cagliari che nel secondo tempo ha preso il pallino del gioco, ha comandato del tutto la partita, stava per capitare quello che era già successo a Parma, cioè che alla fine a vincere fosse l'altra squadra giocando in contropiede. Il gol del raddoppio firmato da Antenucci, ancora una volta sullo spunto di Lazzari, sembrava ricalcare perfettamente la gara di Parma, e invece c'è stata una reazione veemente che il Cagliari ha trasformato nel giro di 3 minuti in 2 gol che hanno portato al pari. Il primo del solito Leonardo Pavoletti, ormai i complimenti e gli aggettivi per lui si sprecano, ma ancora una volta determinante, il suo stacco di testa veramente imperioso dentro l'area per il gol del 2-1, e poi quello di Ionizza, finalmente anche lui a segno dopo un bel controllo dentro l'area con freddezza, spostando il pallone da destra a sinistra. È una giocata di qualità, di quelle che raramente abbiamo visto in Ionizza, che si sacrifica tanto, ma qualità non sempre riesce a mettere a disposizione della squadra. Insomma, il 2-2 accontenta soprattutto perché per come si era sviluppata la partita, per come si era messa a un certo punto del match. Però sul valore tecnico oggettivo probabilmente il Cagliari poteva fare qualcosa in più, poteva anche vincerla questa gara, ma probabilmente deve correggere ancora qualcosa, soprattutto, lo abbiamo visto, nell'approccio alla gara, nei minuti iniziali. È vero che con la Juventus ci poteva stare, con la Spal un po' di attenzione in più non sarebbe guastato.